Logos Web Radio. Ciao a tutti. In occasione del concerto dell'8 di luglio, qui al Centro Giovanile Blogos di Casalecchio, dedicato ad Emergency, intervistiamo Andrea Lorenzini, volontario del gruppo di Bologna, che ci parlerà delle ONG, del suo operato e nello specifico di Salam, il nuovo progetto in Sudan. Ciao a tutti, ciao Giada, io sono Andrea, sono volontario del gruppo di Bologna e sono qui appunto in rappresentanza dell'associazione Emergency. Emergency è nata nel 1994 con quali obiettivi? Emergency è un'associazione umanitaria italiana senza scopo di lucro, fondata a Milano, che porta aiuto alle vittime civili della guerra e della povertà. E inizialmente nasce soprattutto focalizzandosi sulle mine antiuomo, infatti partecipa, cerca, sostiene la messa al bando in Italia, cosa che poi riesce a ottenere nel resto dei paesi del mondo. Poi passa anche a una promozione più attiva di una cultura di pace e delle persone che sono vittime anche delle conseguenze meno dirette, meno immediate della guerra, quindi paesi in cui il conflitto può essere cessato, ma ci sono emergenze soprattutto sanitarie, anche causate dalla mancanza di infrastrutture o povertà che sono conseguenze della guerra. Emergency ha festeggiato ora i suoi 15 anni, il 15 maggio scorso, appunto 1994-2009, con più di 3.200.000 pazienti che hanno usufruito delle prestazioni sempre a titolo assolutamente gratuito. In quali paesi presta la sua attività e come si finanzia? Dal 1994 a oggi Emergency ha avuto iniziative in 15 paesi differenti. Ora al momento è attiva soprattutto in Afghanistan con 3 ospedali in diverse zone, province molto differenti anche come etnie, in una ci sono ancora combattimenti in corso. In Cambogia abbiamo un'iniziativa perché comunque anche è un paese, sebbene il conflitto è cessato da molti anni, fortemente minato. In Sierra Leone, dove abbiamo un centro pediatrico di Goderich che è sostenuto attivamente dal gruppo di Bologna. Abbiamo un centro in Italia, in Sicilia, a favore dei migranti, e abbiamo iniziative anche in Iraq, senza dimenticare ovviamente il centro cardiochirurgico in Sudan, a Khartoum, che in questo momento è, diciamo, il nostro fiore all'occhiello e che stiamo promuovendo anche attraverso l'apertura di altri centri, ad esempio in Repubblica Centroafricana. Ci sono anche progetti in altri paesi che tuttavia al momento sono cessati, diciamo sono stati attivi negli anni precedenti. Come ci finanziamo? In questo momento stiamo spingendo molto sulla possibilità di effettuare donazioni automatiche con cadenze regolari dal proprio conto corrente bancario, si chiamano RID tecnicamente, e sono donazioni anche piccolissime di 5-10 euro mensili che tuttavia ci sostengono in un modo che ci consente una programmazione futura contando su fondi certi. Noi sappiamo che quei 10 euro ogni mese arriveranno, quindi questo ci permette di avere progetti di lungo corso con un po' più di serenità. C'è la possibilità di lasciare il 5 per 1000 ad Emergency da molti anni, e anche questo è piuttosto rilevante. In più abbiamo la vendita, diciamo, di gadget sui tradizionali banchetti, che a volte hanno anche molto materiale informativo, quindi vi invito a fare un salto. E dal 20 giugno sono commercializzati anche sul sito www.buybaby, scritto bui, buybaby. It, e quindi c'è anche la possibilità di acquisto online. Tutte le donazioni, non l'acquisto di gadget, ma le donazioni ovviamente sono fiscalmente deducibili e detraibili secondo i limiti imposti dalla legge. A proposito del progetto in Sudan, l'8 luglio ci sarà un concerto qui al Centro Giovanile Logos per il progetto Salam in Sudan. Ci puoi dire di cosa si tratta? Mercoledì 8 luglio dalle ore 21 presso Blogos a Casalecchio di Reno ci sarà una serata interamente dedicata a Emergency, dove un volontario del gruppo di Bologna presenterà l'associazione e parlerà appunto di questo centro Salam attivo a Khartoum, di cui tra l'altro verrà proposto un breve filmato. Questo è un centro aperto di recente con standard di qualità paragonabili ai centri europei o comunque considerati, diciamo così, per dire, del primo mondo. È un'iniziativa totalmente nuova per l'Africa ed è un ospedale di cui andiamo molto orgogliosi, proprio perché porta la medicina di eccellenza a persone che non ne avevano diritto in precedenza, con standard qualitativi elevati, ma in un luogo dove questa era comunque la seconda causa di morte, quindi un'emergenza sanitaria non piccola. È un centro interamente alimentato a pannelli solari, appunto, di cui andiamo molto fieri. Ci sarà durante questa serata un intervento musicale di Gianluca Rebuzzi, un cantautore,
anche uno spettacolo di clownerie con Giuseppe Vetti dell'associazione Arte Rego. Come si fa a diventare volontari? Bisogna essere dei medici? A questo riguardo c'è purtroppo un po' di confusione, nel senso che vanno distinte molto bene la figura del volontario, che è una persona che non ha competenze specifiche professionali in ambito medico, o meglio può averle ma non sono necessarie, che si occupa dell'associazione sul territorio italiano, è un volontario, quindi lavora a titolo assolutamente gratuito e svolge iniziative che possono essere dall'informazione alla raccolta fondi, qualunque cosa, diciamo, per promuovere l'associazione e la cultura di pace in Italia, gli incontri nelle scuole, incontri con gli adulti o anche solo il banchetto a un teatro o a un concerto. Mentre un medico è comunque una figura professionale specifica che può sostenere emergency anche sul campo, ovvero andare direttamente in un ospedale in un paese dove abbiamo attivi dei progetti, però chiaramente è richiesta, intanto sono richiesti anni di esperienza, quindi comunque una certa professionalità a livello qualitativo non indifferente, e poi queste invece sono figure pagate. I medici non vanno come volontari, ma sono anche stipendiati, al di là del fatto che comunque sia un'esperienza gratificante e piuttosto particolare. Ce n'è un terzo, che è quello del Servizio Civile Nazionale, che è stato attivato da alcuni anni, che è una sorta di via di mezzo, nel senso che sono volontari che vengono attivati presso la sede di Milano, e quindi la sede centrale dell'associazione, e che hanno una retribuzione pari a quella tipica del Servizio Civile Nazionale, e che scelgono di svolgere questa esperienza presso l'associazione. Lo cito perché il bando è in scadenza il 27 luglio 2009 e trovate le informazioni nel caso sul sito www.emergency.it. Attraverso quali canali di comunicazione Emergency fa conoscere il suo operato e quindi si promuove? Emergency investe la quasi totalità della sua raccolta fondi nei progetti sul campo per cercare di portare appunto aiuto alle persone bisognose, anche perché appunto anche per differenze di struttura economica 10 euro in Afghanistan possono significare davvero molto. Quindi abbiamo solo il 5-6% dei fondi impegnati come struttura di Emergency, tutto il resto arriva realmente sul campo. Quindi la promozione avviene attraverso i canali che troviamo, che ci si offrono, diciamo, a titolo di opportunità o comunque gratuito in Italia, e possono essere pubblicazioni, libri, concerti, spettacoli teatrali, mostre, video, eventi. Le iniziative variano molto di anno in anno e spesso dipendono appunto da circostanze o da artisti che si dimostrano particolarmente sensibili nei confronti delle attività dell'associazione. Inoltre, appunto, è attivo il sito internet www.emergency.it, dove trovate tutte le informazioni, i progetti, la possibilità di iscrizione alla newsletter che vi invito a visitare. Grazie mille. Grazie a te, anzi, per averci ospitato. Dal blog sia tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo numerosi per il concerto dell'8 di luglio qui al Centro Giovanile Blogos. Un saluto da Giada, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.